all'interno di questi circuiti e quindi dobbiamo tutti impegnarci nel ricordare questa giornata con esempi per far sì che teniamo sempre alta la nostra attenzione. Quindi io ringrazio innanzitutto Alessandro Politi che ci raggiungerà a breve, già giornalista di inchiesta tra le Iene, oggi inviato Rai. Lui nel corso del suo lavoro ha realizzato decine di inchieste in Italia e all'estero proprio sul tema legato alla cronaca nera, diritti dei cittadini, malasanità, mafia, baby gang. Poi abbiamo con noi l'avvocato Elisabetta Aldovanti. Ringrazio, garante per la tutela delle vittime del reato di legionellomarodia e presidente dell'Osservatorio nazionale a sostegno delle vittime di reato, vicecomandante della Polizia Locale di Paragliago, l'ufficiale Angelo Imperatore, e il padre di una ragazzina, a capo di una presunta baby gang che testimonieranno tenendo l'anonimato per tutelare la figlia e che chiameremo Mario e che ringrazio di essere qua con noi per portare la sua testimonianza. Grazie Ritengo sia molto utile per far vedere come i genitori vivono, no, queste vicende. Quante volte i ragazzi vivono la propria vita, ma non si rendono conto di come soffrono poi chi è a casa, no? Poi chi vive di riflesso quello che succede e con tutto il bene che si ha verso i figli, no? Quindi la parola, va.